Il conto alla rovescia è finito. È finalmente partita la stagione degli sconti. Con l'avvio dei saldi estivi, la speranza per gli esercenti è quella di riuscire a recuperare una percentuale delle mancate entrate dovute alle restrizioni invernali. E allo stesso tempo i consumatori sperano di accaparrarsi degli affari, acquistando a prezzo inferiore capi d'abbigliamento, oggetti o altra merce che magari avevano adocchiato tempo prima. Come sempre, Confcommercio e Adoc hanno inteso però mettere in guardia i consumatori, predisponendo una sorta di vademecum utile a ottimizzare il rapporto di fiducia tra il cliente e l'operatore commerciale. Trasparenza e garanzia dell'applicazione delle norme e delle buone pratiche vigenti devono essere alla base dell'operazione saldi e il responsabile dell'associazione Nicola Criscuoli ha sottolineato quanto sia importante il rispetto della legalità anche come spinta ai consumi. Abbiamo previsto speriamo un 30% in più rispetto all'anno scorso, con una spesa media per cittadino di circa 150 euro. Quindi la speranza è questa, ma insomma è quasi una certezza, speriamo che vada così. È comprensibile come in un periodo drammatico quello che abbiamo trascorso e ancora ci siamo un po' dentro, è chiaro che il problema dei sostegni era un problema attuale, no? Ad oggi noi dobbiamo pensare necessariamente a far ripartire i consumi, ma ripeto, questa è la speranza ma quasi una certezza, perché vedremo anche nelle altre regioni dove i saldi sono partiti prima, abbiamo già notato un aumento in percentuale notevole rispetto all'anno scorso.